torna alla vittoria il Perugia, lo fa contro il Cittadella, vincendo per 3-1. Il punteggio non traga in inganno, è stata una partita sofferta, sofferta perché il Perugia, dopo aver raddoppiato a inizio della ripresa, ha trovato il modo, col solito mezzo errore, stavolta si è trattato di un rinvio sbagliato, di riaprire far riaprire la partita al Cittadella con un calcio di rigore, stavolta anche ribattuto da Prover, ma ancora questa volta ribadito in rete dagli avversari, in questo caso da Coralli, che era stato l'autore del tiro dagli 11 metri. Però una vittoria importante, una vittoria arrivata con un gioco così così nel primo tempo, illuminato solo dalle giocate di Lanzafame che veramente in questo momento da solo tiene in piedi tutta la baracca, l'unico in grado di creare superiorità numerica, l'unico in grado di creare sconquassi nella difesa avversaria, anche se Campione lo ha un po' rimproverato perché ha detto che non deve eccedere in personalismi, in quanto se dopo aver saltato l'uomo passasse subito il pallone creerebbe grossi problemi alle difese avversarie, ancora di più di quello che non ne sa creare. Però insomma, Lanzafame ha permesso il vantaggio, Fossati ha confezionato in tandem con Falcinelli il gol del 2-0, il primo gol era stato siglato da Falcinelli con una puntata davvero attaccante. Sul 2-0, quando si è un po' allentata la tensione, perché ovviamente questa partita ci si è arrivati con molte paure, con molte preoccupazioni da parte dei giocatori, sappiamo tutti che era in discussione sostanzialmente Campione, il Perugia ha potuto sul 2-0 giocare meglio, si sono viste buone giocate, si è visto che insomma, i problemi erano e sono soprattutto di natura mentale. Poi è arrivato il rigore, sono tornate le streghe, la paura. Finalmente il 3-1 liberatorio a pochi secondi proprio dalla chiusura, stavolta il gol lo abbiamo fatto nel recupero, ha liberato da un macigno le teste dei giocatori perugini, ha ridato fiato anche a Campione, rilegittimato da questa vittoria, vedremo se basterà. Comunque una partita che consegna al Perugia una classifica importante perché a ridosso della zona playoff, proprio lì sta un punto se non ricordiamo male, e quindi si riaprono i giochi, il Perugia adesso vedremo come la società giocherà le carte del mercato perché da lì capiremo anche quanto, in che misura Campione rientra ancora nelle prospettive di Santo Padre. Vittoria essenziale, vittoria fondamentale in questo momento particolare del Perugia. Era decisivo oggi riscattare la brutta figura rimediata a Carpi, sia dal punto di vista del gioco che della mentalità che della grinta messa in campo. Il Perugia a Carpi non è mai sceso in campo, oggi lo ha fatto invece. Oggi ha giocato bene, ha rischiato forse qualcosina di troppo dopo e nel momento del rigore poi trasformato da Coralli nella ribattuta. Ha fatto un pochettino soffrire i tifosi, ma alla fine ha portato a casa una 3-1 che sa di ossigeno, che sa di aria buona per affrontare al meglio questa piccola grande sosta di 21 giorni senza campionato. Quindi 21 giorni in cui forse il Perugia potrebbe cambiare volto, potrebbe cambiare qualche giocatore, potrebbe cambiare qualcosina anche tatticamente, vedremo. Ci sono 21 giorni, dal 5 di gennaio la squadra tornerà a lavorare e farà un piccolo ritiro, quindi vedremo come si presenterà la squadra dopo la sosta dalla partita di Bologna. Comunque, tornando ad oggi, una vittoria essenziale per scacciare le streghe della paura. Qui la zona play-out era a pochissime lunghezze, oggi invece è un pochettino più lontana e quindi si affronterà questo fine anno con molta più serenità e anche tenendo così calmo anche l'ambiente che si stava purtroppo surriscaldando dopo la brutta figura rimediata con il Carpi e anche dopo le brutte, belle prestazioni, ma brutti risultati ottenuti anche contro il Pescara, dove la vittoria è sfuggita all'ultimo secondo. Comunque bene così, si gira la boa a 29 punti e questo credo che non sia poco, visto che l'obiettivo societario, quello ufficiale, è di salvarsi a 50 punti, manca pochissimo, quindi ci sono ancora 21 partite per poter far divertire i tifosi e questa è la cosa più importante. Erika. Sì, un Natale sicuramente poco sereno per i tifosi biancorossi, ma soprattutto per il tecnico e per i giocatori.
e vedremo invece un Capodanno sicuramente molto più gioioso, vista anche la vittoria ottenuta oggi, dopo 8 partite in cui il Perugia non otteneva appunto i 3 punti, in quanto 7 sono stati pareggi e una è stata la sconfitta della vigilia di Natale contro il Carpi. Possiamo ben dire che il Perugia non ha carenza per quanto attiene le qualità, ma per quanto attiene una questione mentale più che altro, perché ecco, oggi abbiamo visto quella rabbia che chiedeva tanto Andrea Camplone, quella voglia di giocare e di vincere, abbiamo visto che l'hanno tirata fuori oggi i giocatori, proprio quando veniva messo in discussione il loro allenatore. Chissà che forse non ha fatto anche bene alla squadra una scossa del genere. Speriamo comunque che tengano duro e che questa mentalità che finalmente hanno ritrovato la portino anche nel proseguo del campionato e quindi nel girone di ritorno, anche grazie a qualche innesto che sicuramente potrà aiutare nel girone di ritorno questa squadra. Per il momento è tutto, volevo salutare e ringraziare il nostro direttore Ettore Bertolini, che per motivi di salute oggi non è potuto essere qui con noi. Lo salutiamo tutti quanti e gli auguriamo anche a lui un felice e sereno anno nuovo. E volevo ringraziare la coordinatrice e giornalista Natsuko Moritake e tutta la squadra di Tifo Grifo, e passo la parola a Daniele che... Ha detto tutto Erika, non mi resta che salutare tutta la squadra del Tifo Grifo e augurare a tutti voi che ci seguite, numerosi, un felice anno 2015, per voi in privato, per le vostre famiglie e ovviamente per voi come tifosi biancorossi.